Ciao belli, bentornati sul punto di G, io sono il vostro G e oggi sono qui per portarvi un video di magia pura, letteralmente magia. Vi farò vedere la bacchetta magica per il vostro computer. È qualcosa che tutti quanti abbiamo in casa, qualcosa che molto spesso molte persone non sanno e che potrebbe lasciarvi decisamente stupiti. Ma prima di andare al video, vi ricordo che c'è lo sponsor, e cioè Metal PC Custom, lo store tutto italiano dal quale acquistare il vostro prossimo PC, con un catalogo pieno di hardware molte volte davvero a buon prezzo e un'assistenza fantastica che vi segue prima, durante e dopo l'acquisto del vostro PC o dei vostri singoli componenti. Metal PC Custom è uno store che vi consiglio davvero senza alcun dubbio e oltretutto, se dite che vi manda il punto di G, avrete un trattamento davvero speciale. La bacchetta magica che oggi vado a farvi vedere per il vostro PC è qualcosa che appunto tutti abbiamo in casa, e cioè, tu direi G, ma è un cacciavite, ragazzi, è un semplicissimo cacciavite a stella. Un cacciavite a stella vi aiuta in tante cose per il vostro PC, giusto? Vi aiuta ad avvitarlo innanzitutto, vi aiuta a togliere molte volte parti che sono incastrate nel case, comunque, e se è magnetico è anche meglio, ma c'è una cosa magica che vi fa fare e che dopo andremo a spiegare. Vi racconto prima questo aneddoto per farvi capire bene di cosa si tratta. L'anno scorso, quando G ha cominciato ad upgradare la sua postazione, vendette un alimentatore, un 750 watt di Corsair 80 Plus Platinum, un alimentatore fantastico con 5 anni di garanzia, una bestia di alimentatore che non mi ha mai dato problemi, un Ryzen 7 3700X e una scheda madre MSI X370 Gaming Pro Carbon. Quando tutto questo ambaradan arrivò alla persona che l'aveva acquistato, che per motivi di privacy chiameremo semplicemente U, ciao, tu sai chi sei, mi chiamò il giorno dopo dicendo: G, c'è un problema, l'alimentatore è morto. Come l'alimentatore è morto? Questa fu la mia reazione. Ma se l'ho usato fino a 2 giorni fa, com'è possibile? No, l'alimentatore non va, ho collegato tutto, ho messo tutti i cavi, vado a premere sul tasto del PC, non si accende. Oh mio Dio, come dobbiamo fare? Se veramente ti serve, facciamo il reso, non ti preoccupare. Io ovviamente, è normale, sono super disponibile se qualcosa non va, ma prima di dire ok, rimandami l'alimentatore, ho detto: ma facciamo una prova, apri la cam di Discord, vediamo un pochettino di risolvere sto problema, perché tante volte può essere che durante l'assemblaggio qualcosina sia andato storto. In pratica mi ha fatto vedere una cosa: montato il tutto all'interno di un case che era un case di una marca che non ricordo, ma comunque non un case di quelli, sapete, di marche molto molto conosciute, era, se non sbaglio, non ricordo, comunque era un case low budget, mi fece vedere che premendo il tasto, appunto, il tasto dell'accensione del PC, il tutto non andava. Porca miseria, cosa mi sarà? Faccio un po' di troubleshooting. Finché a un certo punto ho detto: ma i pin del pannello frontale sono collegati bene? Ora, per chi non sa cosa siano i pin del pannello frontale, sono dei cavetti che io non vado assolutamente a farvi vedere nel case, perché sarebbe davvero molto molto complicato poi da ricollegarli. Sono dei cavetti che collegano appunto il vostro tasto d'accensione e il tasto reset del vostro case alla scheda madre, perché, attenzione, non è solo l'alimentatore a rimanere acceso sempre per tutto il tempo a cui è collegato alla corrente, ma c'è anche la scheda madre. Praticamente su questi i connettori del pannello frontale sono estremamente difficili da inserire, quindi molte volte capita che non fossero inseriti bene, però vediamo quelli e erano inseriti bene, quindi ho detto: porca miseria, facciamo una cosa, prova a togliere i pin del pannello frontale. Lui toglie questi pin, avvicina il cacciavite ai pin. No, ma io ho paura, non so cosa succede. Avvicina il cacciavite ai pin, per favore. No, ma che, prendo la scossa. Avvicina sto cavolo di cacciavite ai pin. Avvicinato il cacciavite ai pin, il PC è partito. Tutto questo perché, e vi do la prova adesso perché lo faremo col mio secondo PC da streaming, questo perché il case che io sto utilizzando adesso, un Fantex Emto 719, è fatto per un sistema doppio PC, ma solo un set di connettori del pannello frontale. Voi direte: va, sì, è un po' una falla ingegneristica questa, sicuramente dal punto di vista di Fantex, però ovviamente se voi sapete come ovviare a questo problema per il vostro secondo PC, non c'è davvero nulla di cui preoccuparvi, e adesso vi faccio vedere. Voilà, ecco a voi una ripresa molto professionale. Questo qui è il telefono, ovviamente, che devo fare luce lì, non c'è la luce primaria che uso, non arriva fino lì. Guardate una cosa, vedete voi quel piccolo blocco bianco sulla scheda madre? Io cercherò comunque di
tenerlo un pochettino più a fuoco possibile. Quelli lì, su questo tipo di scheda madre in particolare, sono i connettori del pannello frontale. Guardate cosa succede quando ci avvicino il cacciavite. Il PC parte. Ma tutto questo perché succede? Tutto ciò succede per un motivo molto molto semplice. Noi siamo andati a chiudere un circuito con un cacciavite. Potete farlo con qualsiasi pezzo di metallo, ovviamente deve essere elettricamente isolato, perché i cacciaviti sono isolati per evitare che voi, quando andate a avvitare qualcosa, andate a toccare qualche filo e prendete la scossa. I pin del pannello frontale della storia precedente erano semplicemente difettosi. Questo perché, appunto, il case, non essendo di una marca assolutamente eccelsa, può darsi anche che fosse comunque un piccolissimo campione un pochettino fallato, non permetteva il giusto passaggio della corrente attraverso appunto i cavi. Questo video che cosa significa, ragazzi? Innanzitutto vi ho spiegato che se avete qualche problema con il vostro PC, magari, non lo so, credete che il vostro alimentatore sia fallato o magari la vostra scheda madre sia fallata, molto probabilmente è semplicemente colpa di un cattivo collegamento dei pin del pannello frontale. Vi faccio vedere anche un'altra cosa, aspettate. Questa qui è la mia vecchia scheda madre, MSI X570 Prestige Creation. Apro e chiudo parentesi. Ho mandato un mese fa un'email all'assistenza di MSI Italia, non ho ancora ricevuto risposta, perché tutti voi ricorderete le magagne che ci sono state con questa scheda madre. Va bene, io attendo ancora risposta, cara MSI. I connettori del pannello frontale sono questi qua. Raga, io ho le mani molto piccole, guardate quanto siano piccoli questi pin. È molto molto semplice sbagliare a collegare i connettori del pannello frontale. Oltretutto, i produttori delle schede madri, per quanto il tutto sia comunque documentato sul libretto della scheda madre, attenzione, e c'è comunque una piccola stampa anche sulla scheda madre, hanno dei layout personalizzati, nel senso, MSI, adesso io conosco bene, mette praticamente power on e power off sui primi due pin, questi qui che vedete praticamente vicino al mio indice, i primi due, benissimo. A Horus, per esempio, che è la scheda madre che utilizzo per il secondo PC, il PC da streaming, dovrebbe essere, se non sbaglio, il terzo pin a partire da sopra. Quindi capite benissimo che non c'è una vera e propria regola per posizionare i pin d'accensione, di reset della scheda madre, ecco. Tutta questa informazione, come ho detto, può innanzitutto aiutarvi a capire che avete collegato male sti pin del pannello frontale. Perché può capitare, raga, siamo umani, sono delle operazioni abbastanza difficili perché sono ubicati in uno spazio decisamente stretto e voi di certo non lo fate prima di mettere la scheda madre nel case, lo fate dopo che avete già posizionato la scheda madre nel case. Potete capire poi se il vostro alimentatore sia fallato o effettivamente abbiate sbagliato a collegare questi pin. Potete capire se la vostra scheda madre sia fallata, perché mi è capitato che anche collegando bene i pin del pannello frontale non si accendesse il tutto. Ok, togliamo, proviamo col cacciavite, tocchiamo, non si accende manco la scheda madre. L'alimentatore era sicuro al 100% che andasse, quindi era la scheda madre ad essere fallata. Può anche, questo video può anche farvi capire come molto spesso i cavi del pannello frontale possano essere danneggiati se sapete che avete risparmiato un pochettino troppo sul case. Con questo non sto dicendo che tutti i case di fascia bassa abbiano dei connettori frontali un pochettino scrausi, però ecco, io ci farei attenzione. Detto ciò, ragazzi, questa qui, questo piccolo utensile che tutti quanti abbiamo in casa, può davvero tante volte, a parte aiutarvi a finire il lavoro molto più velocemente se si tratta di assemblare un PC, ma può anche aiutarvi qualche volta a diagnosticare dei problemi e farvi risparmiare un bel po' di soldi se si tratta di questi piccolissimi trucchetti. Basta creare un piccolissimo cortocircuito, il circuito si chiude, pam, e il tutto si accende. Detto ciò, ragazzi, fatemi sapere la vostra. Io vi ricordo di lasciare un mi piace, iscrivervi al canale, accendere la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video del punto di G, e ci vediamo un prossimo video, sempre qui sul punto di G, sempre qui col vostro G. Ciao ciao belli!